è un abbinamento, diciamo, tra una porzione di inlet, una porzione apicale più trapecolare e una porzione di coppe. Quella che ci interessa in questo contesto è la porzione di inlet, cioè quella che è appunto la valvola atrioventricolare in questo contesto, quella di cuspide. E allora, proprio per ricordarvi proprio come è fatta la di cuspide, vi faccio vedere qualche immagine di eco 3D, perché probabilmente solo con 3D, che avete questo tipo di approccio proprio di faccia, potete vedere quelle che sono le tre proprio porzioni, le tre pieghe valvolari della tricuspide stessa, che vi ricordo in questo tipo di approccio sono un lembo anteriore, un lembo posteriore e un lembo settale. Hanno sostanzialmente la stessa struttura, non ce n'è nessuno che predomina sugli altri, con l'eco bidimensionale, quindi quello che vedete più spesso in realtà sono le lembo anteriore e le lembo settale. Vedete, queste dalle diverse sezioni che voi avete, la parte della classe punto, la quattro camere, la punto costale, andate comunque a esplorare sempre diciamo il lembo anteriore e il lembo settale. Solamente con una sorta diciamo di parasternale asse lungo un po' shortata c'è possibilità di studiare meglio il lembo posteriore. Quindi per lo più vedete come nell'eco bidimensionale l'approccio è sostanzialmente un po' limitato. La diagnosi ovviamente al di là del flusso è quella di andare prima di tutto a trovare, soprattutto con il collo, un jet di flusso che va attraverso la valvola. Come dicevamo prima, gran parte di noi, di voi, quando ci approcciamo a tricuspide di interesse sostanzialmente è quello di andare a studiare le pressioni polmonari, molto spesso la valvola stessa viene trascurata perché il nostro fine per lo più è quello di andare a stimare la pressione sistolica in circolo polmonare. In realtà sì, in questo contesto dobbiamo avere un approccio ragionato. Il messaggio fondamentale che vi ripeterò più volte nella relazione è che mai come per la tricuspide dobbiamo contestualizzare l'analisi della valvola rispetto al paziente che abbiamo davanti. Perché? Perché ovviamente ci dobbiamo porre qual è il meccanismo, come già viene diciamo per la mitrale dell'anatomo funzionale del rigurgito, andiamo a dare un occhio per bene al ventricolo destro e all'atrio destro che abbiamo davanti, perché vedremo che i contesti sono estremamente differenti, e poi solo alla fine pensiamo alla severità dell'insufficienza. Perché il messaggio fondamentale è che, come tutti voi ben sapete, in realtà nella maggior parte dei casi la patologia della tricuspide non è primitiva ma è secondaria. Questo è un punto nodale, perché molto spesso è semplicemente espressione di un sovraccarico del ventricolo destro, vedremo qualche esempio, mentre molto molto più rare sono le cause primitive, tipo il famoso valvola carcinoide, dire che è una cosa molto rara, in alcuni casi diciamo alcune malattie infiltrative, molto più rara diciamo la localizzazione reumatica rispetto ad altre valvole, no? E poi c'è qualche esempio congenito che poi ricordo qualche caso di iatrogeno, in epoca di interventismo può succedere diciamo di andare a lesionare con catetri o altri o altro una valvola diciamo di luce, o per esempio per un'endocardite che può dare problemi di questo. E allora sapete che esiste una classificazione di Carpentier che viene adattata per lo più però alla mitrale, è stata adattata un po' pure alla tricuspide. Quindi primo step, il meccanismo di base, e possono essere questi esempi qua. Vedete, queste diciamo come sono state nelle raccomandazioni della società europea visti diversi meccanismi. Vi ricordo, possiamo avere un primo esempio in cui l'insufficienza secondaria è un'eccessiva mobilità dei limbi. È una possibilità, vedete alcuni esempi, ne faccio vedere uno su base congenita, che è l'Epstein, è una patologia rara, in cui c'è sostanzialmente una dislocazione di uno dei lembi della tricuspide. Ovviamente questo comporta in alcuni casi delle massive insufficienze della tricuspide e degli altri giganteschi. Questo lo vado a dire perché in realtà per farvi capire quanto è una patologia compatibile con la vita, questo è un Epstein di 86 anni, per cui diciamo, con un approccio di pronto soccorso così abbiamo trovato, con un altro adesso veramente gigantesco se vedete i valori, per dirvi come è una patologia compatibile con la vita, però diciamo questi sono le possibilità. Un altro esempio, vedete, non si vede benissimo, ma questo diciamo è un prolasso bilimbo della tricuspide, solitamente associato a un prolasso anche della mitrale, e nell'ambito di una malattia degenerativa complessiva degli arteri valvolari, anche qui potete avere insufficienza importante. Altre possibilità di dotta mobilità di lembi è una possibilità un po' più rara, quando per lo più se c'è un'estensione reumatica alla valvola della tricuspide, oppure diciamo per più rara diciamo anche alla posizione calcifica, diciamo questa è un'evidenza un po' più rara. La possibilità più comune è quella diciamo di tipo secondario, cioè patologia non primitiva della tricuspide ma secondaria,
per lo più da dilatazione dell'anus, perché il ventricolo adesso diventa grosso, oppure più rari, perforazione dei denti o fissurazione valvolare per endocardite, per esempio. Quando parliamo di dilatazione, vedete, ci sono le raccomandazioni della società europea, diciamo l'anus è definito, aumentare il consiglio che c'è davanti, comunque era 21 millimetri indicizzati, comunque maggiori di 35 millimetri, cioè per dire che l'anus è dilatato relativamente. Prima di tutto, allora, dopo aver ipotizzato, diciamo, sul tipo di meccanismo, vediamo che paziente abbiamo davanti. Allora, ci può essere un'insufficienza della tricuspide in questo tipo di paziente dilatato, forse un po' di meno perché il destro, vedete, è piccolo, non ci sono in realtà grosse pressioni polmonari, mentre è molto più facile da trovare in un paziente come questo quando c'è un'estensione anche a destra del processo. Questo è un esempio fisiologico, a me sapete piace molto, il cuore dell'atleta, in cui soprattutto nell'atleta di endurance c'è un sovraccarico volumetrico, cioè il ventricolo adesso diventa più grosso, ci sono questi getti di rigurgito per lo più, è una sorta di soffio innocente dell'atleta, sono getti di lenta intensità, ci sono nel 100% degli atleti di endurance con, diciamo, dei getti piccoli a breve distanza da mano, sono assolutamente fisiologici, sono espressione del sovraccarico volumetrico, perché maggiore volume a destra, maggiore tendenza ad avere un po' di ipertensione polmonare, quindi insufficienza, ed espressione di un graduale ingrandimento delle sezioni destre, che però nel cuore atletico è considerato come fisiologico. Altri esempi, estensione, diciamo, a destra di patologie sistemiche o semplicemente di una BPCO. Questo è un esempio di una sclerosi sistemica, vedete un destro ipertrabecolato, ipertrofico, un grosso atrio destro, e questo ovviamente la dilatazione del ventricolo destro che comporta un'insufficienza importante. Una caratteristica del destro portare questo. Questo è un esempio di patologie congenite, per esempio questo è un destro sistemico, cioè un povero ventricolo destro che deve lavorare su un circolo sistemico. Naturalmente era sempre la displasia ritmogena. No, questo molto. Un altro esempio che vi faccio è il paziente trapiantato, cioè un altro esempio che mi piace molto, vedete questo è un atrio innestato, sono i due atri innestati del cuore nuovo innestati sulla cuffia degli atri vecchi, qui c'è vedete un'importante insufficienza della tricuspide, perché ovviamente sono cuori che per quanto nuovi vengono innestati in un circolo polmonare che già ha dei problemi importanti ovviamente. Per cui avrete sempre questo tipo di aspetto con un'insufficienza molto importante. Quando poi guardate ovviamente questo tipo di aspetto, andate a vedere anche un dato di funzione del testo, può essere un TAP, se può essere un dato di TI, insomma abbiamo varie possibilità, anche un eco 3D, come vedete bene la tricuspide del testo, vi vede molto bene anche la struttura. E poi diciamo un occhio anche all'atrio destro, perché come diciamo difficile trovare un atrio destro dilatato se non c'è un cronico aumento delle pressioni circolo polmonare, quindi date dei dati morfologici anche dell'atrio destro per rendervi conto appunto sì, diciamo questa insufficienza dell'uspirale, questo aumento delle pressioni polmonari è appunto oppure è stabile nel tempo. E andiamo alla quantizzazione, quindi non mai il primo step, allora prima il meccanismo, poi che paziente abbiamo davanti, terzo step come quantizzarlo. La quantizzazione è un po' più, diciamo, grossolana per la tricuspide, le indicazioni le trovate in queste che sono le stesse raccomandazioni che avete visto nella precedente relazione, in più qualche dato viene dalle nuove linee guida sulle valvolopatie presentate al programma Monaco ultimamente. E allora il primo step molto facile, quello che già vi ha fatto vedere in precedenza per la mitrale, se mettete un Doppler trans tricuspide che avete un'elevata onda protodiastolica, la probabilità che l'insufficienza sia severa è più alta. Se avete invece per esempio un pattern diciamo da non rilasciamento, quindi con un'onda è dominante, sicuramente l'insufficienza della tricuspide non è severa. Quindi primo step molto semplice, un Doppler pulsato sulla tricuspide. Poi l'aspetto diciamo morfologico del jet, anche come detto in precedenza, non è importante per dire se è vero o meno. Quello che vi serve è solamente a sapere se c'è, cioè ovviamente del colo, vedete che c'è un'insufficienza, se è poco più che lieve, ve ne frega, insomma, non andiamo a approfondire. Se vedete che il getto è importante, allora bisogna fare un piccolo sforzo per dare qualche dato un po' più quantitativo. Esiste, diciamo, il PISA l'avete visto in precedenza spiegato, il concetto fondamentale è andare a misurare questo raggio che va, diciamo, a cogliere la prima area di isovelocità,
questa è la procedura che dovreste fare, cioè quella sostanzialmente di abbassare la scala del colore, andare a misurare questo raggio che va appunto dalla base del jet fino alla prima area in cui cambia il colore sostanzialmente, e poi fare un integrale sulla diffusione. Quindi è una metodica, se fatta, diciamo spesso, che è facilmente riproducibile. Forse in un ambulatorio tecnico è più difficile da proporre sul territorio, però comunque la metodica di riferimento. Molto più facile, questa sicuramente ve la propongo sul territorio, il concetto della mega contratta, che abbiamo molto ben spiegato prima Alessandro, il concetto appunto di cogliere la larghezza di questa strozzatura del jet, e i valori sono sostanzialmente sovrapponibili a quella della mitra, cioè se di 7 mm vuol dire che l'insufficienza è 6. È importante dirvi che non è valido per i jet multipli, perché non è che potete fare la somma delle singole e incontrare molte, jet sono multipli, cambiate parametri perché non si può calcolare. Però è sostanzialmente è facile, è rapido, è riproducibile, non risente molto di instabilità aerodinamica, che sono un parametro che vi propongo sicuramente. Un altro aspetto importante che voglio dirvi è la morfologia. Come avete visto, il concetto è lo stesso: più il jet è di intensità forte, di morfologia triangolata, più l'insufficienza è severa. E un altro aspetto fondamentale che vi dico, vedete, nella insufficienza massiva, cioè quando è molto molto importante l'insufficienza, perde assolutamente valore la stima delle pressioni polmonare, perché vedete che mentre cresce progressivamente il picco della tricuspide, quando diciamo il ventricolo destro e lato destro diventa un'unica cavità, le velocità scendono. Quindi non pensate di dare una stima di pressione polmonare quando c'è un'insufficienza della tricuspide massiva. E l'altro aspetto l'avete visto, cioè l'altezza dell'onda. L'ultimo parametro che vi suggerisco, che sempre per una stima di severità, è l'inversione del flusso in vena epatica, che vedete sia al color, no? Quando c'è proprio l'inversione del flusso stesso che cambia di colore, sia quando l'onda sistolica normalmente è negativa diventa positiva. Questo ovviamente è espressione di un'insufficienza della tricuspide. L'ecolasforzo si porta molto sulla mitrale, c'ha informazioni aggiuntive nella tricuspide, no, non c'è letteratura su questo, c'è qualcosa sulla stima delle pressioni polmonari da sforzo, c'è qualcosa di indiretto, per esempio nelle linee guida, anche se queste sono state aggiornate, sulla mitrale, sulla stenosi mitralica, in cui voi potete valutare la pressione polmonare da sforzo, quindi andare a vedere l'insufficienza della tricuspide da sforzo. Però letteratura diretta sull'impatto dello sforzo sulla tricuspide attualmente non c'è. Qui nelle raccomandazioni troverete proprio i criteri di severità, vedete, ricordo la mega contratta maggiore di 7, l'inversione del flusso sistolico e tutti gli altri parametri che è importante conoscere. E quindi sull'indicazione chirurgica, perché poi è importante sapere anche questo, dalle linee guida della società europea non c'è nessuna indicazione di classe 1A, quindi forte. Sicuramente può essere suggerita una correzione per del servizio dell'ospedale, per lo più o nel paziente sintomatico in maniera severa, oppure se c'è una chirurgia sinistra, cioè se dovete correggere già una colonna mitrale, allora vale la pena, per questo è comunemente, correggere anche il servizio della tricuspide. E concludo quindi con questo schema finale per riportarvi quelli che sono almeno i miei step mentali in questo approccio alla tricuspide. Prima di tutto il meccanismo, se è un'insufficienza primaria o secondaria, che abbiamo detto che molto molto più spesso è secondaria. Di conseguenza andiamoci a guardare la morfologia e la funzione del ventricolo destro e le dimensioni del labbro destro, così come orientiamoci sulle pressioni polmonari, se per esempio la patologia secondaria per le pressioni polmonari. Solamente dopo aver fatto questo, stima della severità dell'insufficienza, i miei parametri che vi suggerisco sono sicuramente nel quotidiano, visto che dobbiamo parlare di approccio sul territorio, vena contratta, flusso in vena epatica e velocità di picco della sua attività. Vi ringrazio.